Sì, la deroga è già stata richiamata, la richiesta è già stata inviata all'integrazione. No, per lo staff, lui diceva, No, io per il parlo suo anche staff. della... Sì, Sì, parlo la anche... deroga è stata già richiesta questa mattina. Già richiesta questa mattina, hai Poi... già suggerito magari qualche nome alla società, magari per portare... No, ancora non abbiamo parlato perché oggi è stata ovviamente una giornata molto veloce, quindi abbiamo parlato di altre cose sicuramente più importanti. Abbiamo tempo e modo di sederci con calma. Il preparatore dei portieri sarà Max Marini, ex di Stroppa, Ah, ex di ritorna Stroppa. lui, sì. Ritorna Max Marini. Domani In bocca al mattina. lupo anche da parte mia. Ieri Crepi? abbiamo avuto modo un po' di chiacchierare in attesa anche delle decisioni societarie. Diciamolo, mi hai marcato uomo per un paio Vabbè, una bella A marcatura. parte gli scherzi, insomma, sono contenta per te, per questa scelta. Mi dicevi che quando hai smesso di fare il giocatore è stata proprio una tua scelta, non è stata dovuta a infortuni o altri impedimenti di alcun genere, ma è stata proprio una tua volontà perché non ti sentivi stimolato. Adesso dalla primavera, così inaspettatamente, questa grande scommessa, gli stimoli ce l'hai da vendere? Beh, penso proprio che siano la caratteristica fondamentale su cui improntare il lavoro. Sì, ho detto che ho smesso di fare il calciatore perché secondo me era finito un percorso. Quando quella che è stata sempre la mia caratteristica, cioè la voglia, le sfide, l'entusiasmo, no? Sono venute meno, ho capito che era giusto così. E oggi ovviamente quello che chiedo ai miei ragazzi è il contrario, cioè di riscoprire quell'entusiasmo che magari un periodo negativo può un attimo nascondere, no? O metterli in un angolino, perché è normale, quando si perde non vengono i risultati, questo possa accadere, no? Un attimo di, tra virgolette, di depressione. Però fortunatamente abbiamo ancora 11 partite, abbiamo un percorso ancora discretamente lungo. Senza illudere nessuno di insomma, strada in discesa, il contrario, c'è una salita ripida, ma credo che dobbiamo trovare le forze di percorrerla, secondo me, con due aspetti fondamentali, coraggio e dignità. Noi Quindi Pescara offensivo. dobbiamo vincere le partite e c'è poco da difendere, Come ovviamente atteggiamento tattico, diciamo. sicuramente, insomma, non andremo certo a difendere il pareggio o a giocare solo per non prendere. Insomma, sarebbe riduttivo. Insomma, mancano 11 partite e a noi servono tanti punti. Quindi giocheremo sicuramente per fare risultato, sperando sempre che sia risultato pieno. Come ti sei trovato già oggi nel primo allenamento? Alla fine hai smesso da poco anche tu ad essere calciatore, quindi giovanissimo nell'allenare, ti sei sentito uno di loro? Ma non ho sentito imbarazzo, a parte che conoscevo alcuni di loro perché con molti ho giocato o comunque si ho seguito già quest'estate. Giovanni Stroppa nei suoi allenamenti, lo stesso Cristiano Bergodi, insomma, che sono due persone che stimo tantissimo professionalmente e non, perché ho capito qualcosa da loro, no? Sicuramente nelle loro gestioni. Quindi conosco bene questo gruppo di lavoro, un po' meno, diciamo, le personalità, i caratteri, che è quello che in questo momento mi interessa un po' di più, perché al di là del calciatore, in questo momento, insomma, abbiamo bisogno di uomini pronti a giocarsi un po' tutto, no? Per me è una grande scommessa, per la società penso ancora di più, ma credo che sia una bella scommessa anche per i calciatori, provare a sovvertire un momento in cui un po' tutti, no, ci danno per spacciati, sembra che già il campionato del Pescara sia finito. Magari riuscire a sovvertire questo sarebbe in primis per loro una grande soddisfazione. Posso? Prego. Cristiana, benvenuta Grazie. innanzitutto, benvenuta in squadra. Senti, ha fallito prima Stroppa, poi Bergodi. Perché tu non fallirai? Cosa puoi dare di più? O meglio, perché loro hanno fallito, cosa puoi prendere dai loro errori? Qualcosa ti sarai, no? Avrai Guarda, pensato su qualcosa? innanzitutto credo una cosa, che non hanno fallito. Perché fallito significa che il Pescara aveva 6 punti ed era già retrocesso. Quindi secondo me hanno fatto in tempi diversi, in modo diverso, un buon lavoro. A volte hanno ripagato dei risultati, però senza essere retorici. Io ho seguito la partita domenica, credo che c'erano un paio di rigori abbastanza evidenti, no? Per non dire clamorosi. La partita poteva cambiare, un risultato diverso. Eri a 4 punti dal Genoa. Tutto sommato penso che il Pescara non credeva a
a marzo di essere già salvo, sapeva di dover lottare fino alla fine, quindi non credo nei fallimenti, credo in un lavoro fatto, a volte non supportato anche da un pizzico di fortuna. Cos'ho di diverso? Ho sicuramente tanta esperienza in meno, sono sicuro di avere un pizzico di entusiasmo in più, non che loro non l'avessero, ma io ovviamente a 35 anni la possibilità unica di poter allenare un gruppo di Serie A è una chance che voglio giocarmi con tutto me stesso. Come gioco più stroppa, più Bergoglio? Bah, il gioco lo decideranno loro di settimana in settimana. Io non credo nei moduli, giocherà così in base a chi starà meglio, perché non possiamo perdere tempo dietro ad uno o ad altro. Chi sta in forma, chi è in condizione per dare il massimo, giocherà. Quindi non c'è un modulo, non c'è un atteggiamento, non c'è un esempio da seguire. Penso che sia Stroppa che Bergoglio abbiano fatto delle ottime partite cambiando moduli. Questo dipende secondo me da loro, dai ragazzi, dalla loro condizione. Quindi mentalità, dico, offensiva, come dicevi poc'anzi, però sostenuta, supportata da quale sistema di gioco? Cioè, qual è la tua idea di gioco? Cioè, insomma, al di là del fatto che è vero che il sistema di gioco è fine a se stesso. Sì, no. Dipende sempre dall'interpretazione, questo è poco ma sicuro. No, però ce l'hai un'idea, no? No, io sorrido perché non è che io non ho un modulo di gioco. Ci sono tanti moduli che mi piacciono, però quando uno pensa al Del Neri, dice il 4-4-2 di Del Neri, sì. Se Del Neri arrivasse in una squadra dove hanno giocato una vita 3-5-2, parlo dell'Udinese o del Napoli, qualcosina dovrà ravvedersi, no? Quindi io dico, voglio vedere loro. Secondo me la base è quella di una difesa a 4. Dal centrocampo in su credo che possibilmente vorrà giocare sempre con le due punte, quindi diciamo la buttiamo lì, ma magari poi non sarà così, un 4-2-3-1, un 4-2-4, insomma, in base alle condizioni dei giocatori che avremo a disposizione, quindi abbiamo purtroppo alcune defezioni, anche oggi insomma abbiamo avuto una brutta notizia con Capuano che ha riportato un infortunio abbastanza serio, abbiamo dei giocatori da valutare in settimana, quindi Sforzini che rientrerà credo in gruppo, speriamo, la settimana prossima. In base alle condizioni insomma, dei miei ragazzi valuteremo un po' di volta in volta. Cristian, ti volevo chiedere, ciao, in bocca al lupo. Ti volevo chiedere, qui hai parlato giustamente, correttamente, una squadra offensiva che deve fare punti e non giungerci attorno. Quindi Quintero e Weiss, che sono l'uno, uno che fa molto gioco e l'altro che comunque con le piedi e con cari finitori importanti, parte da loro la rinascita di questo Pescara? Parte da chi ha voglia di far ripartire. C'è una voglia di difensori, no, no, però ti dico un'assurdità. Preferisco un giocatore meno dotato qualitativamente, ma che dà l'anima per questa squadra, piuttosto di uno che ha delle grandi qualità, ma che pensa più a se stesso e anteponendo se stesso al gruppo. Questo è quello che ho detto oggi ai ragazzi. Cioè, chi ragiona ancora con l'io, 11 partite dalla fine della nostra situazione, non fa parte di questo percorso, ma non per me, ma per la squadra, perché i ragazzi stessi meritano di scendere in campo affiancati da chi ci crede, non da chi è lì per... E poi concludo, poi lascio gli altri. Hai chiesto un maggior senso di responsabilità alla squadra in questo momento, soprattutto dopo gli ultimi vicissitudini, forse la squadra, la parte più anziana? Ma non credo che serva responsabilizzare nessuno. Ci sono tanti giocatori, specie più grandi, che hanno 10-12 anni di Serie A ad altissimo livello. Non penso che debba essere io. Capiscono la situazione e molti di loro credo che abbiano davanti una sfida, no? Come ce l'ho io da allenatore, credo che loro l'abbiano. Insomma, non ci sono vecchi decrepiti in questo gruppo. Ci sono giocatori che hanno ancora 4-5 anni di professionismo che li aspetta e avranno, credo, voglia di confermarsi a questi livelli. Quindi hai i mezzi per salvarsi questa squadra? Io credo tanto nel mio gruppo, io credo tantissimo in questa squadra, i valori secondo me ci sono. Cristian, giudicando un po' l'ultimo mese del Pescara, no? Magari visto dall'esterno, ma nemmeno tanto, che idea ti sei fatto? Può essere cambiato qualcosa nella testa dei giocatori, se è un problema mentale o di altra natura secondo te? Ma ovviamente, come dicevo prima, quando purtroppo perdi subentra la sfiducia, no? Quindi credi un po' meno nei tuoi mezzi e sei sempre più preoccupato dagli altri. Penso che sia successo un po' questo, però sono momenti che attraversano un po' tutte le squadre, no? Penso che il Genoa adesso sia una squadra diversa nella testa,
negli uomini qualcuno insomma che è sicuramente arrivato, ma nella testa, perché gli stessi uomini mesi fa ottenevano risultati diversi, avevano meno voglia di aiutarsi, di partecipare in una rincorsa, no? in un obiettivo. Credo che sia solamente questo, quindi non credo né tanto nel botte da matto, no? Credo semplicemente nel trovare la tranquillità, sgomberare la testa, perché più si pensa in questo momento peggio è, e di avere paradossalmente un grandissimo entusiasmo, di avere il sorriso, di venire al campo con voglia e di giocarsi 11 finali, perché per noi sono 11 finali. Senti, la fotografia della squadra prima e dopo l'allenamento, l'hai trovata cambiata? Insomma, magari prima l'allenamento era un po' depressa, dopo l'allenamento l'hai vista un po' più viva, vivace, più rivitalizzata, diciamo, no? L'ho trovati abbastanza sereni prima e l'ho trovati stanchi alla fine, perché abbiamo lavorato. Quindi lavorato parecchio? No, abbiamo fatto il lavoro giusto, una ripresa. Intensità, molta intensità. È quella che un po' ci interessa, perché, come dicevo prima, se vogliamo cercare di vincere, l'intensità deve far parte delle nostre gare, quindi sacrificio, qualche rischio, bisognerà correre, però ho detto che abbiamo bisogno di coraggio, questo. Da domani avrai il Crown Group. Parleremo dopo con il direttore, era un discorso che avevamo posticipato dopo l'allenamento, sono venuto direttamente, quindi... Tanto per curiosità, Crown Group ti ha mai marcato, insomma, almeno... Ma penso che qualche sfida ce la siamo fatta. era un bel osso duro. Cristian, io ti volevo chiedere, da calciatore, quali sono stati gli allenatori che hai avuto che ti hanno maggiormente influenzato adesso all'inizio di questa nuova carriera, insomma, quelli che ti hanno insegnato maggiormente, e quali sono nello specifico magari gli insegnamenti che ricordi con maggior piacere e che senti adesso anche dei tuoi allenatori? Guarda, fare dei nomi sarebbe brutto, perché comunque sì, ho avuto tanti allenatori, qualcuno insomma non allena più da anni, penso a Bosco, a Castagnere, insomma a pezzi di storia del nostro calcio. Per come vedo io il calcio, quelli che vedo più vicini a me sono stati un po' Giampaolo, Pioli, quelli che diciamo a livello di lavoro mi hanno colpito, no? per la cura del dettaglio, del particolare. E a livello di motivazioni credo che Bisoli sia stato un esempio di animale da campo, insomma della voglia di arrivare, di riuscire a lavorare, di ottenere un qualcosa di importante. Bisogna che Cesena? Sì. Quando avete vinto il campionato? Sì. Le ultime domande, grazie. Cristian, se dobbiamo più proiettarci nel futuro prossimo, se dell'Atalanta già hai visto qualcosa, cioè, ti devi mettere in questo ruolo, quindi probabilmente già... Sì, ho seguito, a parte che mi piace molto vedere tutte le partite, ho visto la gara col Siena, come ho visto quella con la Roma. È una squadra che ha cambiato, no? Dopo il mercato un po' di cose, è passata da un 4-4-2, 4-2, 4-4-1-1, insomma così. Prima un 4-3-1-2, ora è ritornata almeno insomma, nelle ultime gare, un 4-4-2 con Livaia e Dennis, che sicuramente insomma Dennis lo conosciamo bene. Livaia è un giovane emergente che ha molta voglia, che ha fatto benissimo, sia nei mesi all'Inter che in questo inizio di sua avventura nell'Atalanta. È una squadra che gioca bene, coriacea, insomma rispecchia un po' il suo allenatore, no? Combattiva. Dennis era quanto è a Napoli? Ci siamo incrociati un periodo, dopo lui si fece male, poi fu ceduto all'Udinese. Ma il giocatore importante in questo momento è Bonaventura, che comunque si conosce, ex nazionale del 21. È sicuramente un ottimo momento, è il giocatore che forse in questo momento accende un attimo la squadra. Ci sono Fede, ce l'abbiamo ancora qualche altro. L'ultima due domande, grazie. Okay. Pierpaolo Marino, appena avuto la notizia oggi, ha lasciato un'intervista, ha detto: mi farà veramente uno strano effetto avere Cristian sulla panchina avversaria domenica, però ti mandava un in bocca al lupo. Faglielo sentire. Beh, crepi il lupo innanzitutto. Poi io ringrazio il direttore. Per me è stata una persona importante, insomma, come ne ho conosciute tante in questi miei anni da calciatore, ovvio, insomma. Purtroppo gli anni passano, no? Quindi finiscono dei percorsi, ne iniziano altri. Magari farà strano un po' all'inizio, poi penso che sarà più preso dalla partita, insomma, che da queste considerazioni.
Chiudiamo con Tontona. Sì, volevo sapere, prima dell'allenamento avevi parlato con i ragazzi, comunque vi siete fatto una piccola riunione. Quanto tempo è durata, che cosa gli hai detto? Visto che comunque ti giochi una chance importante per la tua carriera da allenatore, e visto che quando eri calciatore tu hai sempre dato tutto anche in campo, non ti sei mai risparmiato, è stato un messaggio chiaro, gliel'hai dato questo messaggio ai ragazzi? Ma il messaggio l'ha dato la società, ma è stata una cosa veramente velocissima. È un gruppo di giocatori, credo, intelligente, quindi insomma più che parlare serve lavorare, e è quello che intendo fare, quindi al di là insomma di tanti discorsi. Quindi allenarsi con entusiasmo, mi pare di capire. Ecco, quella è la base di questo percorso, cioè giocatori tristi al campo non ne vogliamo.